quindi ragazzi sono le 14:46, vuol dire che sono le 14:45, ci sono 40 minuti ora e puoi vedere che sembra completamente come se fosse notte. È incredibile come stanno andando le cose ora. Questo è il sistema di cui siamo orgogliosi, che è sopra di noi, e da lì arriva la tempesta. È un grande temporale in arrivo verso Dubai in questo momento. Ricorda, sono le 2:45, letteralmente 3 minuti per le 3. Anni 40 hanno fatto degli esperimenti, funzionava, esiste, sì, veramente. Con nitrato d'argento. Esatto, e purtroppo Dubai ha aperto, andate a vedere, a Dubai hanno aperto proprio un palazzo dove controllano il clima, perché ovviamente essendo nel deserto hanno bisogno che piova. Sì, ma gli è scappata la mano. Sta diluviando, si sta allagando tutta la città perché gli è scappata leggermente. Cioè tu devi considerare una cosa, un conto è finché giochi su un computer, certo, quando giochi con la natura, la natura a volte si può anche rivoltare e può tornarti in culo. L'intelligenza artificiale aveva detto vai. Sì, e poi così abbiamo messo le manine intelligenti artificiali. No, ma nel primo esperimento che hanno fatto hanno piovuto dei palle blocchi di ghiaccio grosse come teste umane. Sì. Allora aspettavano che piovesse la menta per fare il mojito. Non è riuscito l'esperimento. No, esiste veramente. È anche vero che tante volte quando vedi tante scie nel cielo non è che tutti gli aerei, perché sarebbe impossibile. Certo. Cioè vorrebbe dire che gli aerei, quelli di linea, tutti hanno montato questo sistema, che tra l'altro è molto complesso per fare quello che fanno. È costosissimo. Costosissimo. E oltretutto, se fossero aerei invece mandati apposta, rischierebbero magari di intralciare le rotte degli aerei. No, quindi... Ma si faceva anche in Italia, ad esempio in Puglia, per le coltivazioni, per gli olivi, per la vite, soltanto che diciamo il costo del volo aereo, del materiale, eccetera, superava di molto il beneficio. A meno che tu non sia un arabo ricchissimo e te ne fotti, esatto, il cazzo e ti fai un palazzo intero dove decidi di dominare, esatto, il tuo clima. E per fare Singing in the Rain all'aperto. Solo... Per fare il musical all'aperto. No, un disastro, ragazzi, un disastro. So, oltre 142 mm erano caduti nell'arco di 24 ore, quando in media ne registrano 94 circa. Ecco, allora, se tu abiti in un anno. Se tu abiti in un posto dove piove due giorni all'anno, il terreno è fatto per prendere pioggia due giorni all'anno. Le vie, le strade, i palazzi, le piante, gli animali, quello, sono fatti per 2 mm di pioggia all'anno. Se ne fai cadere 200, succedono i casini. No, ma capisci che gliene cadono 94,7 in un anno, loro in pochi minuti, sì, 142 mm. Significa che non è proprio il terreno non è pronto per accettare una roba. Potrebbero crollare le case, i palazzi. Ma infatti adesso vogliono fare canoa seeding, cioè loro bombardano il cielo nella speranza che cadano dei kayak per andare a lavorare. Invece, allora, ieri ho guardato un servizio, ieri sera sono arrivato tardi in albergo, tra l'altro una roba più